Negli ultimi giorni ci sono due fatti significativi. Il primo è che la Chiesa sta facendo una parte del suo dovere, mi riferisco all'appello del Papa alla Chiesa italiana e anche alla positiva risposta che il Vescovo di Lugano ha dato alla richiesta di aiuto giunta dal cantone per gestire l'emergenza, cioè l'aumento dell'arrivo di asilanti o di profughi. Su un altro versante, invece, c'è il fatto che sulla grande stampa si è finalmente cominciato a dare un po' di risalto ad alcuni dati importanti, in particolare il fatto che secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ci sono al mondo circa 60 milioni di rifugiati, in aumento, ma comunque da tanti anni, e che dalla Siria negli ultimi mesi o nell'ultimo anno sono fuggiti circa 4 milioni di persone, la maggior parte dei quali si trovavano nei paesi vicini, in particolare la Giordania e il Libano da una parte e la Turchia dall'altro. Dopo aver fatto notare questi fatti, però, non sono seguite le domande che sembrerebbero logicamente porsi. Limitandoci anche solo ai 4 milioni, di siriani, l'Europa sembrerebbe aver deciso di accoglierne dai 100 ai 200 mila, non si capisce, ancora bene, stanno litigando sulla ripartizione, sulle quote e quant'altro. Ma evidentemente la domanda è cosa facciamo degli altri 3 milioni e 800 mila? Oppure pensiamo di sottoporre tutti questi 4 milioni alla procedura d'asilo per verificare individualmente se sono tutti dei rifugiati o sono dei clandestini o sono gente che scappa per motivi economici? Ecco, queste domande sono lunghe, non vengono ancora nemmeno poste. E questo è evidentemente un grosso problema, perché se poi le applicassimo agli altri 60 milioni e dovessimo immaginare di sottoporre questi 60 milioni alla procedura d'asilo, con solo i costi che questo comporterebbe, capiamo tutti che non potrebbe funzionare. Quindi, da una parte è positivo che emergono queste cifre, che emergono queste realtà, dall'altra le risposte e anche la capacità di chiedere delle risposte sembra ancora insufficiente.